Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con un nuovissimo video di Minecraft Project Zone 3. Siamo al 12° episodio, ragazzi. Non vedo l'ora di incominciare. Ho fatto un casino di cose nuove, ragazzi. Non potete neanche immaginarvi, ragazzi, quante cose ho fatto in più dall'ultima volta. Volevo solo ricordarvi che se non vi siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi immediatamente, ragazzi. Lasciate un bel pollicione lì in su perché aiuta tantissimo, ragazzi. Non vi fate un'idea. Non vi spoilerò niente, ragazzi. Per adesso mi accompagnerete a prendere, prima di tutto, delle mele. Che, ragazzi, a noi ci interessano queste grotticine qua perché ci serve del coal, ragazzi. Sì, avete capito bene, ci serve del carbone. Allora, andiamo a prenderci un attimo del legno. Facciamoci due torce al volo, giusto da averle. Perché, ragazzi, senza torce non si fa proprio niente. Ho investito un bel po' di coal per fare un bel po' di torce, ma perché secondo me si troverà un bel po' di coal. Ok, qua c'è del coal, perfetto. Opla, abbiamo tappato il buco dove... abbiamo tappato la falla d'acqua. Perfetto, raccogliamoci tutto sto bel carbone. Oh, che bello. Guarda quanto anche lì. Sì. Quanto bel carbone. Ok, tanto fuori è diventato notte. Vabbè, poco male. Ok, ragazzi, siamo a casa. Non vi faccio vedere niente. Allora, prima di tutto partiamo da qua. Come potete vedere c'è un albero lì e un albero lì. Le canne da zucchero, vabbè, stanno salendo a livelli spropositati. Ho messo dei pezzi di mattone per abbellire un po' la casa, è un po' più carina. La nostra isola di incantamento è finita. Questo è il ponte e questa è una specie di struttura stile giapponese, però in obliquo. Mancano i due pezzi sopra, in effetti ci ho pensato adesso, ma va bene così. Lì abbiamo la nostra enchantment table e quant'altro. Il nostro ponte è carino. Dopodiché abbiamo il nostro fantastico albero degli iscritti, ragazzi, che finalmente l'ho fatto bene, bello, che potrò mettere tutti gli iscritti che voglio, a costo anche poi di raparlo a zero e aumentarlo di lunghezza. Per adesso abbiamo sempre la nostra Giorgia, Sara, Santiago, che è un mio vecchio iscritto che sono contento che mi segue ancora, Cimox, appunto, Simone, è un mio caro amico dell'America, al Poccio The Bard, che, ragazzi, è un nuovo iscritto, l'ho aggiunto a priori giusto perché è un nuovo iscritto, spero che scriva qualcosa se ha voglia, il nostro amico Sebastian e il carissimo Alessio. Vi saluto tutti, ragazzi, vi do un abbraccione a tutti, ragazzi. Poi vabbè, qui avevamo il nostro portale del Nether, qui come vedete ho fatto il sentiero dappertutto ed ecco qui il nostro portale del mondo dei mob, ragazzi. L'ho voluto fare dentro un albero, boh, già che c'eravamo con lo stile, perché boh, è tipo albero lui, quindi ho preferito mantenere un po' lo stile. Adesso mangio prima di morire di fame, prima che il mio personaggio mi mandi a dar via il chiappos, perché non sto mangiando da chissà quante ore. Fuggo un attimo in casa e vado a mangiare. Poso un attimo al volo due o tre cose che non mi servono. Ci facciamo intanto un nuovo piccone, ragazzi, che ho visto che il nostro è già bello demolito. Poi ce lo facciamo in rubino, già che ci siamo, che ne avevamo tre giusti. Qui abbiamo trovato un bel po' di oggetti, infatti volevo farveli vedere, ma vabbè, a parte un diamante e questi qua che sono assolutamente da vedere. Ok, ragazzi, ho svuotato tutto, adesso ho soltanto queste cose nell'inventario che adesso andrò a portare giù nel polverizzatore e ho finalmente finito la farm di minerali tra molte virgolette che avevo iniziato giù, quella con i setacci, ragazzi, i famosi setacci. Intanto vabbè, qua ho sistemato la zona qua, troppo carina, dei trofei con il trofeo di pecora, bellissimo. Intanto dormiamo un secondo. Ok, ragazzi, allora, eccola qua, ragazzi. In poche parole, giuro, da spiegare è veramente un casino. Per farvela in breve, come vi avevo già spiegato in precedenza, questo cobblestone generator crea roccia che la fa andare in quel polverizzatore lì, che la distrugge e la rende della ghiaia. A sua volta diventa sabbia, che diventa dust, che viene setacciata. Perché non sta funzionando? Semplicemente perché non ho messo carbone qua dentro, ero senza carbone. In teoria adesso, riattivando il tutto... Ciao!